Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi, ragazzi, andiamo a testare qualcosa di assurdamente illegale. Mi hanno chiesto, vuoi provarlo? E io ho risposto, ovviamente, assolutamente sì. Si tratta di un monopattino elettrico con doppio motore per un totale di 2400 watt di potenza. Adesso però vi lascio velocemente all'unboxing perché è stato divertente. Pesa 50 kg, è una bestia, totalmente insensato. E poi ve ne parlo meglio. È uno scooter, ragazzi, più che un monopattino. Madonna, va che ruote! Ma cos'è? Mi sa che la scrivania non è il posto più adatto per un unboxing di questo tipo. Guardate che ruota, ragazzi, freni a disco. Aspetta, ci sono anche le chiavi. Ok, questo viene dritto qua così. E infilato qua e poi stretto con le brugole. È un motorino, ragazzi, robo. Comunque, lo fisso per bene. E poi andiamo a provarlo. Allora, eccolo qui. Sono venuto al parco di Monza per testarlo. Adesso ve lo faccio vedere per bene. L'ho provato pochissimo, cioè proprio 20 metri davanti casa solo per vedere che funzionasse. Ma non sono ancora andato a velocità massima. E ragazzi, arriva fino a 65 km orari, una bestia assurda. Ribadisco, si tratta di un monopattino che non può essere utilizzato in strada, luogo pubblico, eccetera. È praticamente un motorino, anzi va di più. Cioè, guardate che freni. C'ha i freni a disco, doppio freno a disco con ABS al frontale, il posteriore no. Un cavalletto enorme. Ho sentito anche dire che la parte più illegale è il sellino, però vabbè, non è un grosso problema in questo caso. Qui sopra abbiamo tutti dei vari controlli. Abbiamo il freno anteriore, questa levetta per accendere e spegnere il faro che c'è davanti a LED, che fa una luce allucinante. Qui abbiamo la chiave per poter accendere questo motorino, perché è un motorino, ragazzi, non c'è tanto da fare. Clacson, abbiamo le frecce, possiamo accendere anche i fari. E ragazzi, fa una luce assurda. Adesso c'è luce, quindi possiamo anche tenerle spente, ma è fuori di testa. Dietro ha due stop, questo all'interno è arancione perché è la freccia, non lampeggia purtroppo, però vabbè, come indicazione più o meno va bene. Questo che ci fa da parafango, un altro freno a disco, doppio ammortizzatore e sotto c'è tutto un vano batterie. Queste due porte per la ricarica, ci vuole un bel po' per caricarlo, tra le 10 e 12 ore. Se vogliamo però possiamo utilizzare due caricabatterie, in dotazione ne è fornito solo uno e viene dimezzato il tempo di ricarica. Qui abbiamo due strisce LED, una per lato, abbastanza tamarre, vediamo se riesco a farvele vedere, eccolo qua, è RGB ovviamente, quindi va decisamente più forte, è portatile perché è portatile, ma pesa talmente tanto che diventa super scomodo, diciamo che può andare bene per essere utilizzato secondo me nei paddock, oppure per chi abita in campagna, montagna, perché ha anche le ruote tassellate per poter andare fuori strada. E adesso vediamo anche di provarlo. Ha doppio motore, quindi possiamo decidere tra single e dual, quindi a trazione solo posteriore oppure anteriore e posteriore. E poi c'è anche la modalità eco o turbo per andare più forte o più piano. A destra invece abbiamo il freno posteriore. Questo non ha l'ABS, mentre quello frontale sì, quindi ci impedisce di bloccare la ruota e cadere come dei fessi. Via! Allora, intanto sia sul ghiaino qua, ma da Dio, cioè ragazzi, c'ha un grip, la trazione integrale con quello davanti e dietro è fuori di testa. Ma che roba, cioè fai burnout, quello davanti all'ABS, quindi non rischiamo di bloccare la ruota. Proviamo a salire un attimo di qua, vediamo. La madonna, wow! Voglio provare a salire su questo. Porca! Vabbè, no. Ma che cazzo stai dicendo? Ma non si ferma più. Cioè, ragazzi, ma io non so se vi rendete conto di quanto è in salita sta cosa. Vabbè, fuori di testa. Cioè, io non so se avete capito. Guarda che roba! È assurdo! Con questo coso qua vi potete far tanto male, ok? Non lo ferma niente. Guardate che roba! È una bestia! Cioè, io non lo so. Sto andando in mezzo alla foresta. Aiuto! Cioè, ragazzi, è divertentissimo. Da usare fuori strada, molto più che in strada. E soprattutto in un luogo privato, magari non fate questo. Vai, vai, vai. Wow, 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 wow. No, vabbè. Wow.
Zio, ci ho fatto un salto anche. Sì, anzi, l'ho portato anche sull'erba, in mezzo ai campi. Com'è? Oh, yeah. Cioè, per questo uso lo consiglio di sicuro, ragazzi. In strada? In strada no. Ok, direi di spostarci un attimo perché qui la strada è veramente troppo rovinata per arrivare a velocità massima e fa paura. Sinceramente non ho voglia di farmi male. Quindi proviamo a spostarci di là dove magari è un po' più liscia e vediamo se arriviamo a questi fatidici 65 km all'ora. Modalità 3, doppio motore e via! Allora, 25, 30. È una roba fuori di testa, cioè 45 all'ora, 50 all'ora su un motorino è un conto, 50 all'ora su sto robo fa veramente paura. Adesso vorrei provare un'altra cosa. Togliamo il sellino e voglio provare in piedi. Questo si dovrebbe poter sganciare e proviamo così. What the fuck? Non so se ho più paura in piedi o seduto. Madonna, raga. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Allora. È la gomma, dai! Allora, voglio essere sincero, fa veramente paura, raga. Io non so, cioè, sinceramente, io non mi fiderei mai ad andare in giro a una velocità così alta su un monopattino. Dà troppo senso di instabilità, ma non, cioè, raga, è un monopattino. No, raga, oh madonna, oh madonna, no, 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 no. Per quanto possa essere costruito come praticamente un motorino, metterci i freni, l'ABS, eccetera, fa veramente, veramente paura. Però è divertente e si può fare off-road, si può andare sulla terra, si può andare sulla ghiaia, è figo. Mi sento di consigliarlo per chi lo usa magari appunto per spostarsi magari nei paddock o se abitate in campagna e avete la vostra stradina, con questo vi divertite un botto. Però state attenti perché vi potete fare veramente, veramente male. Parliamo ora di prezzi. Costa in media circa 1000 euro, ma i ragazzi di Banggood, che sono quelli che mi hanno mandato il monopattino, mi hanno dato anche un codice sconto che vi permette di pagarlo un po' meno, tipo 950. In ogni caso, se siete interessati trovate il link in descrizione, fatemi sapere voi che cosa ne pensate e per favore non compratevelo per andare in strada, perché non voglio essere assolutamente responsabile di nessuno. State attenti sempre e utilizzate il casco. Non serve utilizzare quello integrale da moto, però avevo quello, non ne avevo altri. Quindi da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile Blink My PC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, dove è possibile realizzare configurazioni personalizzate oppure scegliere tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale e il mio merchandise. Trovate il link in descrizione.